Siamo al nostro TG itinerante, oggi a Vercelli in diretta c'è Chiara Pottini che ci fa il punto sull'emergenza sanitaria, ma non solo perché la crisi è anche economica. Chiara? Sì, intanto accanto a me c'è un simbolo di buon augurio, l'albero di Natale che verrà acceso proprio oggi per la prima volta alle 18 insieme alle altre luci in città. Un Natale sobrio, all'insegna della sobrietà appunto sottotono causa Covid. Allora proprio di questo parliamo, parliamo di sanità con Silvio Borrè che è il primario di malattie infettive del Sant'Andrea di Vercelli alle nostre spalle. Silvio Borrè, qual è la situazione attualmente? Ieri l'unità di crisi ha segnalato 300 contagi e due decessi qui a Vercelli. Come si collocano nell'arco di questa seconda ondata? Beh, si collocano evidenziando un calo sicuramente degli accessi al pronto soccorso, permangono comunque ancora un buon numero di pazienti che si presentano con quadri clinici preoccupanti, quadri clinici che hanno bisogno di un supporto di ossigeno importante e che devono essere anche monitorati. Quindi se abbiamo avuto un calo degli accessi, abbiamo sicuramente avuto prevalentemente il calo degli accessi dei pazienti pauci sintomatici. E quanti pazienti al momento, pazienti Covid, sono ricoverati nel suo reparto? Nel mio reparto ci sono 34 pazienti Covid positivi, di cui 20 sono e hanno bisogno di un costante monitoraggio delle funzioni vitali. E quindi ecco, facevo riferimento appunto a questa gravità clinica che si esprime come nella prima ondata, anche nella seconda ondata e che sta impegnando fortemente a tutti i livelli le differenti cure che vengono prestate nella speranza di riuscire a superare questa fase critica. E da primario, da medico, come vede il passaggio in zona arancione, quindi l'affievolirsi delle misure di contenimento? Mi auguro che la popolazione comunque continui a mantenere alta la vigilanza, sapendo e ben sapendo che ogni qualsiasi contatto non protetto che potrebbe avere anche solo con dei congiunti potrebbe essere il momento in cui il virus si trasmette e potrebbe con questa ritrasmissione rifar partire la catena dei contagi. Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli, a lei pongo la stessa domanda, ovviamente da amministratore locale, come vede questo passaggio alla zona arancione? Beh, indubbiamente è un pensiero che sia un segnale di cauto ottimismo. Come è stato evidenziato, la necessità è quella di continuare a mantenere il massimo della prudenza, la cautela del sapere che l'unico modo di sconfiggere o comunque di controbattere questa epidemia è il distanziamento e l'uso delle mascherine. I vercellesi sono stati estremamente responsabili, come i piemontesi tutti, ma sicuramente è una città che ha patito le chiusure e l'idea di poter in qualche modo vedere delle iniziative di commercio riprendere ci dà una possibilità di immaginare di tornare presto alle nostre abituali e quotidiane attività, sicuramente con grande attenzione. Anche perché il Comune, insieme ad alcune fondazioni, aveva già fatto tanto per le piccole e medie imprese durante il primo lockdown. Vediamolo insieme. Un patto per la ripresa che già nei termini esprime collaborazione e fiducia in chi si può rialzare con l'aiuto di tutti. E la spinta alla ripresa di piccole e piccolissime aziende a Vercelli, già nel primo lockdown, era arrivato dal Comune, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dalla Cassa di Risparmio di Vercelli, oltre a donazioni private. In tutto 600.000 euro distribuiti a oltre 1.000 imprese del territorio. Un fondo perduto di 500 euro per ciascuna, erogato secondo bisogno e necessità. A tutti coloro che si erano dovuti fermare per la pandemia, ma con la promessa di riaprire una volta terminata l'emergenza. Una iniziativa inedita che, dopo la prima tranche a un migliaio di aziende individuate dai codici Ateco, si era ripetuta e allargata a giugno, integrando altre categorie. Oggi che la crisi morde ancora e l'emergenza sembra ormai una nuova normalità a cui abituarsi, le iniziative a favore delle piccole e medie imprese continuano, aspettando tempi migliori. Sindaco Andrea Corsaro, lei è anche presidente di ANCI Piemonte, come vede questo passaggio in zona arancione per tutti gli altri comuni del Piemonte? È anche uno stimolo proprio ad acquistare di vicinato?
Sì, indubbiamente il Piemonte vede questa possibilità di riprendere. Ripresa Vercelli, l'abbiamo citato, ha permesso di vedere come si possa fare comunità. I sindaci sono il primo contatto vero della popolazione con le istituzioni e si sono comportati egregiamente nel periodo della chiusura e si è realizzato ora con il secondo giro degli aiuti alimentari anche disposto e sarà nuovamente l'attività degli enti e il comune, i sindaci in prima persona. Io credo veramente che sia di stimolo per tutti vedere che si possa fare molto, molto aggregandosi, con solidarietà, con grande senso, formando comunità e permettendo così davvero di dare una immagine e una sensazione di possibile ottimismo per il prossimo futuro. Perché ognuno deve fare la sua parte. Raffaele Raviglione della cooperativa La Cometa, lei aiuta le persone svantaggiate grazie alla produzione di mascherine, ce le può far vedere, tra l'altro ce l'ha in mano. Certamente, eccole. Ecco, chi le produce, chi le produrrà, perché sta per iniziare la produzione? Stiamo per iniziare un progetto denominato Social Mask, social perché noi ci occupiamo da 30 anni di inserire lavoratori svantaggiati nel mondo delle imprese e abbiamo cercato con questo progetto di coniugare due esigenze. Una è quella di proteggerci dall'emergenza sanitaria, quindi da questo contagio, da questo problema che troviamo tutti i giorni e dall'altra di aiutare soggetti svantaggiati a inserirsi nel mondo del lavoro. In bocca al lupo dunque per questa impresa. Grazie. Intanto da Vercelli Nina allo studio, torniamo tra poco. Torniamo in diretta a Vercelli da Chiara Pottini con il nostro TG itinerante. Chiara. Sì, sappiamo che anche entrando in zona arancione bar e ristoranti resteranno chiusi, possibile solo l'asporto, ma c'è chi in questo periodo non si è mai fermato e ha continuato a raccogliere clienti. Sono ristoranti che si trovano all'interno degli hotel. Vediamo come funziona con Francesca Nacini. Pochissimi tavoli occupati, ma ristorante aperto per questo hotel di Vercelli. Sto preparando un risotto, il chicco e la vigna si chiama, fatto con il mosto cotto d'uva e la tova maccagno. Lo prepariamo per i clienti del nostro albergo. Lo permettono le attuali norme anti-Covid ed è proprio la possibilità di consumare i pasti in struttura in questo periodo a fare la differenza. Stanno riuscendo così a lavorare quasi tutti gli hotel di Vercelli. Meno bene, altrove in regione, operativa circa la metà degli alberghi dotati di ristorante, ma senza ce la fa solo 1 su 10. Azzerato il turismo, ci si rivolge a una clientela che si muove per motivi professionali. Il calo di presenze è mediamente superiore al 60%. Qui i dipendenti lavorano con cassa integrazione a rotazione. Arriva qualche ordine da sporto, quel poco che basta per non spegnere un'intera filiera enogastronomica. Per noi questo significa restare vivi, cercando di proporre quello che il nostro territorio offre e servirlo a chi, nonostante questo momento difficile, decide di soggiornare a Vercelli. Pensando ad un abbinamento con questo piatto di impronta fortemente territoriale, non possono non venire in mente le nostre colline, in particolare le colline di Gattinara, dove nasce questo vino nell'omonima denominazione. Il Gattinara, prodotto di eccellenza a base di nebbiolo, è un vino di grande eleganza e finezza e realizza con questo piatto il perfetto abbinamento di territorio. Da Vercelli per ora vi salutiamo, ma torniamo stasera per parlare anche di cultura. Lì nello studio.